Alle 9.45 dal Golf Club Villa Eroldi di Via dei Leoni ha preso il via la sesta edizione del Trofeo Palermo Winter, la manifestazione di irregolarità per auto d'epoca e moderne iscritta nel calendario del Challenge Interclub del Porsche Club Sicilia, che apre ufficialmente la stagione 2013 della Sicilia De Florio. I 62 equipaggi iscritti dopo le operazioni di verifica hanno affrontato un percorso suggestivo, arrampicandosi sul Monte Pellegrino per scendere successivamente verso Mondello e quindi proseguire in direzione Via dell'Olimpo, il Parco della Favorita, per poi arrivare a Villa Niscemi. Antonella Lupo, direttore organizzativo dell'associazione La Sicilia De Florio, al microfono di Gidimed ha detto: La sesta edizione della Palermo Winter, che quest'anno non si può definire una gara di regolarità, ma un evento, in quanto abbiamo ricevuto adesioni per oltre 120 equipaggi, però per motivi chiaramente logistici e di organizzazione ne abbiamo dovuti accettare 62. La gara di eccezionale ha la chiusura della Favorita, che era una cosa che non si verificava da anni. Inoltre, oltre alla partenza del golf di Villa Eroldi, ci sarà questo incontro a Villa Niscemi, concordato con il nostro sindaco di Palermo, il professore Leoluca Orlando, che farà un'onorificenza all'ex pilota Nino Vaccarella. Inoltre ci sarà una sfilata di 20 Harley Davidson proprio per l'occasione. E poi andremo tutti al centro commerciale Concadoro, dove Natale Giunta ha creduto in questo evento e sarà il promotore del catering, la premiazione e tutto il resto. Partecipare tante vetture d'epoca, ma anche tante auto da corsa nuovo. Tra le vetture epoca spiccano una Porsche 356 del 61 ed una del 65, una Lancia Ardea del 52, una Lancia Abbia Zagato del 61 ed una 1100 TV del 57. Questa è la prima prova dell'ottavo Challenge Interclub, dove partecipano quattro club: l'Aspas di Palermo, il Club Grifone, come detto, il Circolo Florio e l'Associazione Sicilia dei Florio. La seconda prova sarà nelle Madonie e così a seguire, non ricordo con precisione le date. La prossima comunque è il 14 di aprile, da partenza da Limena. Io partecipo con la Triumph TR4, poi il Mariano Rossi, veterano della regolarità con la Abarth Zagato, e Toti Anello con la Giulietta Sprint che è alle mie spalle. Intervenuto al microfono di Gidemed anche il vincitore della scorsa edizione, il campobellese Francesco Commare, che corre sul Lancia Fulvia del 1972. Io dal 2001 che faccio gare di regolarità, ho partecipato per 2 anni al campionato italiano di regolarità e come raggruppamento ho vinto in tutte e due le edizioni, sia nel 2007 che nel 2009. Faccio parte dei top driver italiani e quindi, come sapete, la regolarità si deve passare sul percorso del centesimo di secondo e questa è la specialità, in poche parole, della regolarità. Oggi, con questa bellissima giornata, siamo venuti qua a Palermo, che inizia questo campionato per club, che l'anno scorso, fra l'altro, l'ho vinto io. E niente, l'obiettivo di oggi ovviamente è fare bene, come tutti d'altronde. Io le mie gare le faccio sempre con la mia fidata Lancia Fulvia, che è del 1972. Fino adesso mi ha portato sempre alla fine di ogni gara, per fortuna. E spesso faccio le gare di campionato tutte via terra, da qua a Taranto, da qua ad Gli Avellino. equipaggi giunti a Villa Niscemi hanno schierato le auto lungo il viale ed hanno partecipato al riconoscimento per le attività sportive che il sindaco Leoluca Orlando ha voluto attribuire per il pilota Nino Vaccarella, che il 4 marzo ha compiuto 80 anni. Il preside volante, così soprannominato il pilota siciliano, vanta un palmarès come pochi altri. Durante la sua grande carriera ha realizzato prestazioni di altissimo rilievo in pista e su strada, che lo hanno consegnato alla storia dell'automobilismo. Per l'occasione, il pittore Salvo Manuli ha realizzato un'opera dedicata a Vaccarella, che è replicata in 120 copie numerate e datografate dall'artista, sono state donate agli equipaggi del Palermo Winter. Qui a Villa Niscemi, in occasione dell'ottantesimo compleanno di Nino Vaccarella. Il compleanno è stato giorno 4 marzo, ma è chiaro, per poter dare un'onorificenza da parte del municipio, abbiamo preferito festeggiarlo la domenica in modo tale che ci fossero molte più persone. Una cosa importantissima è questo evento perché stiamo ricordando un grande sportivo che ha dato lustro alla nostra Sicilia, forse veramente l'unico sportivo d'eccellenza
che abbiamo avuto fino adesso, con i suoi titoli mondiali, con le sue vittorie in tutte le piste del mondo. E in questa occasione, grazie alla partecipazione di più di 40 appassionati, avendo la voglia di lasciare un loro ricordo a Nino, che poi sarebbe il nostro zio, perché è una persona squisitissima, sempre disponibile a qualsiasi dialogo e sempre a conoscenze nuove soprattutto, perché molti ragazzi tuttora, anche se non l'hanno mai visto correre, hanno la voglia di sentirlo parlare, di sentir parlare e di sentire le sue storie, le sue emozioni provate in quegli anni epici degli anni 60-70 quando lui correva. E questi ragazzi, questi appassionati, si sono messi in un gruppo per farmi realizzare quest'opera che regaleremo tra poco al professore Nino Vaccarella. E rappresenta il quadro le sue vittorie più belle. La parte superiore ci sono le sue vittorie in targa Florio, anche se ipoteticamente potevano essere 7-8 come dice lo stesso professore. Causa sfortuna, causa anche i suoi piccoli errori, e si è fermato solamente al terzo, a tre vittorie. Poi abbiamo il famoso Maserati Birkage dagli anni del 1960, che lo ha posto alla ribalta dell'automobilismo mondiale, perché ricordiamo che in coppia con Maglioli, alla sua prima esperienza, riuscì a camminare davanti le Porsche e le Ferrari. Poi un malaugurato incidente, che poi non è stato neanche incidente, perché il serbatoio, strisciando sempre sull'asfalto, si è bucato e lo hanno costretto al ritiro, ma è stata l'occasione per farsi notare a livello mondiale. E poi la famosa vittoria nel 1964 con il pilota francese Guichet alla 24 ore di Le Mans, che l'ha sconsacrato veramente pilota di fama internazionale. Ad attendere il pluripremiato pilota, il vice sindaco Cesare Lapiana, l'assessore alla vivibilità Giuseppe Barbera ed i consiglieri Fausto Torta e Luisa Lacolla. Concluso il riconoscimento a Nino Vaccarella, la carovana si è trasferita al centro commerciale Concadoro, dove i piloti e i navigatori hanno partecipato al pranzo offerto dallo sponsor Natale Giunta.